Benvenuti, Nicola Procaccio, direttore marketing e comunicazione Intel Italia. Dovrebbe funzionare benissimo anche la traduzione simultanea per i non in Italian speakers. Benvenuti a questa che vuole essere una conferenza stampa con la quale Intel rivolge comunque agli operatori, alla stampa di settore, un annuncio importante che rivoluzionerà comunque il mercato del vending. Ci tengo a sottolineare che abbiamo scelto Venditalia perché comunque è ormai una fiera leader a livello mondiale nel comparto dei distributori automatici, quindi nel mercato del vending machine, e Intel Corporation a livello worldwide ha scelto Venditalia e la cornice di Milano per fare questo annuncio. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti. Come premessa posso dire che ormai il mercato del vending si sta spostando sempre più verso il digitale, con il rendere i dispositivi automatici, le cosiddette vending machine, sempre più connesse in internet, sempre più interattive. Con l'introduzione di questa intelligenza all'interno delle vending machine c'è appunto l'obiettivo duplice: da un lato di venire incontro all'utente finale, quindi di rendere l'esperienza utente più personale, più interattiva, con l'ausilio magari dei canali social, ma dall'altro di venire incontro a chi è l'operatore in questo settore, quindi ai produttori di vending machine e di distributori automatici, facendo in modo che loro siano messi nelle condizioni di sfruttare sempre maggiori opportunità di business. Detto questo, voglio farvi entrare nel vivo senza dilungarmi oltre della presentazione, ma prima di lasciare la parola a colui che sarà lo speaker per eccellenza, ci tenevo a introdurre il direttore generale di Intel Italia, Carmine Stragapede, per un benvenuto da parte sua. Prego, Carmine. Grazie, buongiorno da parte mia. Volevo semplicemente ringraziare tutti quanti per la partecipazione a questa conferenza stampa, che è particolarmente importante per noi, per tutta una serie di motivi. Due parole innanzitutto: perché siamo così interessati a portare i messaggi legati al mondo del vending, a portare nuove tecnologie di comunicazione, nuove tecnologie di calcolo. In maniera molto semplice, il mondo si sta trasformando, tutti quanti sappiamo che sta nascendo questa onda dell'internet delle cose o dell'internet di everything, come altri lo chiamano, e l'aspetto importante è che per riuscire a realizzare oggetti intelligenti che calcolano e comunicano serve aggiungere intelligenza e potenza di calcolo. Bene, Intel si sta spostando in maniera importante da tutto ciò che era solamente server e PC a tutto ciò che calcola. Stiamo essenzialmente passando dal PC al computing. Ecco che il vending machine rappresenta un'opportunità rilevante per noi e lo vogliamo fare al meglio. Quindi la corporation sta facendo tutti gli sforzi per andare in questa direzione e non potevamo perdere l'occasione di una fiera così importante per il mercato italiano. Quindi Venditalia vuole essere un palcoscenico per noi, vogliamo fare un annuncio importante in questo settore, vogliamo cominciare a trasferire al mercato la rilevanza di Intel in questo settore. Bene, proprio per questo abbiamo voluto organizzare questa conferenza stampa ed è quindi con grande onore che introduco chi poi vi guiderà nella presentazione di questa nuova tecnologia che farà questo annuncio, ovvero di Rodo Shi, che in Europa gestisce il mercato IoT. Quindi io vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e passo la parola a Rodo Shi, direttore per il mercato IoT in Europa per Intel. Grazie Rodo. Grazie. Buongiorno. Thank you, Carmine, for the introduction. I understood some of that. It sounded good, so thank you. So we're here today to talk about delivering IoT-ready compute technology to the vending segment. It's really interesting. I think two years ago at this conference, the theme was intelligent vending is coming. Lots of discussions about the future technologies, visions. Our premise is that intelligent vending is here now. We'll give you some demonstrations of that, and we'll explain how we think as an industry and how with Intel's contribution to that, we can make it much simpler to deploy intelligent vending solutions and really increase the momentum of value that we bring to ultimately to our customers. So we're going to summarize what's the news. We're going to have some announcements.
questions and answers. I'm delighted to be joined here by Ger O'Keefe. Ger is our segment marketing manager for vending in EMEA, so has deep expertise. So he'll join us for the Q&A session. Then we'll have some lunch, and we have a very vibrant booth we'll talk about a bit later on. So welcome everyone to come and visit the booth if you haven't done so already. So what's the news? First thing to remember, intelligent vending is here. We'll give you some examples over the next few minutes to prove that. Everyone's talking in the industry about the Internet of Things. 50 billion connected devices by 2020. Intelligent devices that connect into the cloud and data services to deliver different value propositions. This is going to have a profound effect on the vending industry. And that convergence and the momentum with Internet of Things is going to drive the vending industry forward. As we got involved in deploying these solutions, delivering vending solutions in many cases has proved more complex than we expected. So today we're introducing the Intel reference design for intelligent vending, which we believe is going to increase the speed and transition very rapidly for intelligent vending. And then finally, and as a treat at the end of this kind of session, we're going to announce the winner of our Intelligent Vending Award announced. And actually, the winner is already here in the room, so it's very exciting. And we'll come to that. And I'm delighted to announce the winner is Warehouse in a Box. And we have Nino here. So Nino, if you'd like to just say a... Thank you. So first of all, congratulations. It was a very tough competition. And we'd love to hear a little bit more about what you're doing, Nino. Thank you. Thank you very much. I'm very honored to receive this award. WIB, Warehouse in a Box, is a smart vending machine that is designed to enable all retail segments to automated sales. So we basically want to offer with our machines grocery, wines, consumer electronics, pharma, and so a wide product mix. Our technology is designed on a modular system, so you can basically have an initial configuration with an interface and a warehouse unit, but you can also increase the stock capacity of the machine along its life cycle, adding additional warehouse units. And of course, our machines are web-based, so the customers can purchase online through their mobile phones or through their personal computers, and then pick up their items conveniently 24 hours a day once they reach the machine they have selected before. The owner, of course, will have the possibility to manage everything online. So technical and commercial parameters, they can make combined promotions, they can manage advert, and basically every parameter of the machine. I want just to take this moment to share something very important with you, because basically today WIB has won this very, very important award, but WIB 3 years ago was something more similar to a prototype. We are in fact a very, very small and young startup. And we have had the possibility to reduce our, dramatically I'd say, our time to market thanks to the Intel solutions that we have used in for several subsystems contained in our final machine. So thank you Intel also for this that has enabled us to be here and to enter the vending market very effectively and quickly. Very good. Congratulations again, Nina. So again, you can see that on the stand, compelling application. So I'd just like to summarize and conclude with our conversation over the last 30 minutes. So first of all, intelligent vending was the future. It's here now. It's happening. You know, the compute industry is engaging rapidly. Deployments are happening. We're really at an inflection point for the industry. Huge industry excitement around the Internet of Things.
And you know, this whole idea of intelligent devices that are connected, secure, managed, add analytics, and deliver cloud services. The whole industry is marching to an Internet of Things agenda. This is having a profound effect on the vending industry. And we've shown some examples today of really Internet of Things in action in the vending industry, delivering great experiences, but also new business models and new business opportunities. There is complexity in deploying these solutions, particularly for the compute industry. Intel's reference design architecture for intelligent vending is aimed to have the complexity managed in a simple architecture, delivering that I/O capability, enabling the compute industry to innovate very, very cleanly in this area around APIs. Again, we have demonstrations upstairs in the booth. I'd really welcome you to look at that and just see the simplicity of the architecture in action. And finally, congratulations to everyone in the ecosystem that's been involved in the deployment of solutions today, and particularly to Warehouse in a Box that won the prestigious Intel Vending Architecture Award. So congratulations. So with that, I'd like to close. Thank you for your time and attention. We do have Jer here as well, and Nico to host if there are any kind of specific questions you have. Otherwise, we'll take questions over lunch. So thanks again. Dunque, grazie a tutti, grazie a Rob per la presentazione. Quindi ricordatevi, Intel Reference Design per Intelligent Vending, il nuovo design di riferimento, marchio registrato Intel per i nuovi dispositivi automatici intelligenti, che rivoluzionerà questo mercato, perché appunto permette a tutte le componenti hardware e software per permettere di riprogettare un dispositivo automatico già esistente, metterlo in rete, renderlo connesso e interattivo, o di ripartire da zero dalla riprogettazione di dispositivi automatici altamente innovativi che vedremo appunto entrare nel mercato nel corso dell'anno. Un particolare congratulazioni da parte nostra, con l'orgoglio tutto italiano, di avere Nino Loiacono. Le nostre strade con Intel Italia si sono incrociate già un anno fa. Nino era uno dei partecipanti dell'Intel Business Challenge, alcuni di voi l'hanno incrociato anche tra la stampa a Dublino. In quell'occasione non era stato fortunato, ma la determinazione italiana è andata avanti, e in questa competizione a livello comunque mondiale Warehouse in a Box si è aggiudicata quindi il primo posto. Quindi complimenti a Nino, che peraltro viene dalla Sicilia, quindi onore alla terra sicula per Nino Loiacono. A questo punto, grazie a tutti voi per la partecipazione. Nei press kit digitali che vi sono stati distribuiti avete tutti i materiali, compresi appunto i comunicati stampa di Advantech e di Promate, compresi altri materiali stampa anche di Cantaloupe, di SAP e di Ingenico. Quindi tutti i partner hanno comunque inserito i materiali. La presentazione di Rod vi verrà inviata in formato PDF dall'ufficio stampa Intel Italia, quindi per chi fosse interessato lo faccia presente all'ufficio stampa al momento del lunch. Per il resto vi invitiamo ora a proseguire con noi con un breve lancio. Cercheremo di accelerare i tempi al massimo per poi proseguire e andare allo stand Intel, dove è previsto un tour dedicato alla stampa che vi porterà alla scoperta delle innovazioni che Rod ha appena descritto, e vi dimostrerà appunto la potenza innovativa del nuovo Intel Reference Design for Intelligent Vending lanciato oggi da Intel. Grazie a tutti per la partecipazione e buongiorno.